Bella piloti, da quanto tempo non ci vedevamo? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Tanks Brawl dopo molto tempo che non lo portavo, perché ho deciso di riportarlo qua nel canale, perché è uscito un aggiornamento oggi spettacolare. E ne è giunto, ragazzi, un nuovo carro armato, il KHT-26. Cioè questo carro qua che è soprannominato carro chimico comune, è praticamente è un carro con uno stile di gioco tutto suo. Può sparare innanzitutto 4 proiettili. La portata d'attacco è 9,5 cm, quindi può colpire da un raggio un po' come Grindelwald, come Wyberwild. Questo carro che ha un ampio raggio, che è stato l'ultimo carro aggiunto, però il KHT ha un attacco speciale, cioè praticamente non spara un proiettile normale, lo spara qualcosa di diverso che adesso vedremo. La sua super invece si chiama inquinamento. Praticamente lancia un barilozzo che fa di 1000 di danno. È praticamente come un edificio, cioè che crea un'area velenosa che fa 500 di danno a colpo ad ogni carro. Ovviamente è un carro comune ed è appunto un carro unico che cioè, è diversissimo da tutti questi altri carri qua, tra tutti e 13 i carri esistenti del gioco. Poi ovviamente c'è il quattordicesimo, che appunto è il KHT. Iniziamo col T-34, vediamo se riusciamo a trovarlo. Allora, spero. Ah, in questo aggiornamento, ragazzi, hanno aggiunto anche una nuova mappa. Una mappa fighissima. Sicuramente. Non è questo ovviamente, perché questa è sempre la solita. Spero che domani almeno, quando dovrò andare a riscuotere le ricompense, ci sarà la nuova mappa da andare a giocare. Perché ho detto che in questa modalità hanno aggiunto questa nuova mappa, che spero sia utile per il nuovo caso. Ho preso il T-34 perché ovviamente ha 4 colpi, quindi diciamo che può capirete che cos'è questo nuovo carro, cioè il KHT, il carro difficile da counterare. Poi ovviamente i counter ci stanno, mi aspetti anche perché utilizzato il SU-8, che è il carro che avete visto all'inizio del video, che praticamente ho scoperto che questo carro non spara da molto lontano. Non è come tutti, alla fine, tutti i carri che sparano da una distanza incredibile. Questo carro spara da una distanza brevi. Quindi è molto facile, diciamo, distruggerlo con carri medi o con carri piccoli. I medi invece è un po' più difficile perché, tipo il Tiger, che è un carro medio, non riesce a colpirlo perché questo carro qua, il tossico, praticamente è piccolo, quindi difficile da colpire. E quindi si può tranquillamente fare strada tra gli altri carri. Stiamo perdendo, mamma mia. Il T-34 è stato fatto per lanciare appunto questi bloccano il passaggio agli altri carri. Adesso stiamo cercando di credo che l'altro carro, il PZ nostro, poteva aiutarci. Il Wyberwild ci sta aiutando a distruggere tutti questi nemici. Quindi ho visto uno, imboschiamo con le bombazze, l'abbiamo distrutto. Sempre se i nostri carri difendono e mi fanno passare. Questa mappa ormai è vecchia, ne devono aggiungere di nuove.
Ci hanno ascoltato aggiungendo questa nuova mappa. E poi anche nello scorso aggiornamento, nel scorso video di hanno aggiunto una nuova modalità, che è la modalità battaglia reale, e appunto la nuova mappa che è di sabbia, e tu devi uccidere 9 carri, tutti i carri. Visto che è molto forte in quella modalità questo carro nuovo comune, molto forte. Ora forse lo incontreremo se abbiamo fortuna, però non useremo questo carro, quindi apriamoci questa bozzettina, vediamo se riusciamo a trovare dei pezzi. Abbiamo sbloccato non il carro nostro, il carro che ci serviva, quello nuovo, però abbiamo sbloccato il carro cecchino, che è sempre una cosa buona. Non lo proveremo, in questo momento. Guarda, ce ne mancano pochissimi, ci mancano praticamente 5 carri, tra cui quello nuovo, il KHT, il mouse, che è l'unico carro leggendario del gioco, e gli altri epici. Vabbè, questo carro comune sicuramente lo sbloccheremo in pochissimo tempo. Vedete ragazzi, si vede ragazzi che ha una canna diversa dagli altri carri, e quindi non può sparare tipo dei proiettili, perché ovviamente è una canna strana, non ci passano i proiettili. Usiamo questo carro, anzi ve lo faccio vedere in un altro video. Usiamo lo Sherman nella modalità ultima resistenza. Spero che aggiungano nuove mappe, e ci stanno queste altre tre modalità in arrivo, quindi spero che altre modalità vengano aggiunte. Ovviamente sì, cioè adesso hanno aggiunto la modalità questa qui, e aggiungeranno altre. C'erano quelle altre quattro modalità in arrivo, non l'abbiamo beccato in questa partita, ne farò un'altra. La cosa mi piace. Comunque, cioè, per prendere un esempio del nuovo carro, cioè io prendo lo Sherman. Lo Sherman più o meno ha le stesse dimensioni che li ha. Cioè piccolo, più forte. Questo carro chimico fa doppio danno. Lo vedrete se ci dobbiamo tenere questa, anche perché è uscito da poco, quindi ce la dobbiamo tenere. Vediamo se riusciamo a vincere, perché ci mancano 3 carri armati, lì ne vedo già uno con KV, quelli super mazzati che sparano due colpi giganteschi. Quasi colpito, non mi è piaciuta questa. Guarda come si nasconde. Da qui ci è arrivata la bomba gigante. Diciamo che questo carro lo abbiamo battuto. Sì, abbiamo battuto. Prendiamo i nostri punti, distruggiamo l'ultimo carro. Non so che tipo di carro può essere, però già ho visto della scelta che erano tanti carri armati diversi. Un Wider Wide, quello che non ci voleva. Bomba gigante, abbiamo perso. Ah, ecco, i Wider Wild sono da temere in questa modalità, ragazzi. Se voi trovate questi carri armati, i Wider Wild, oppure il nuovo carro, cioè vabbè, non vi dico più questo nome perché vi ho trattassato abbastanza. Questo nuovo carro, che cioè siete in trappola se non riuscite ad avere i counter perfetti. Ora vi farò vedere il counter migliore. Suotto e Hummel. Ovviamente userò il Suotto per questione che è migliore rispetto all'Hummel, a parer mio. Poi io ovviamente sono scelto. Gioiamo i pezzi. E vi voglio far vedere appunto nuovi pezzi, cioè la rigatura
che ci migliora un po' l'attacco del nostro carro armato. Mi piace questa cosa qua che si possono aggiungere pezzi diversi. Vediamo se riusciamo a beccarlo in partita. Non ho paura adesso di questo nuovo carro armato, visto che ho il suo 8, quindi sono pronto a sfidarlo. Non ce lo abbiamo, ma ci sono molti Tiger e Wilder Wild. Quindi noi ci prepariamo sempre ad accoglierli. Li vedo un Tiger. Potrebbe essere un problema. Ecco, ci hanno abbattuto neanche il tempo. Sono un po' scarso. Voglio provare, ragazzi, insieme a voi, il carro cecchino. Sempre in questa modalità. Vediamo come si comporta. Spero bene. Ho messo il carro cecchino, ragazzi. Vediamo, vediamo. Se riusciamo a trovarlo, ovviamente ne dubito. Non abbiamo visto i carri. Strano. Spero che ci arrivate in partita. Ma che cazzo? Devo capirlo questo carro. Però è forte, oh. È fortissimo. Cioè, mi è dato una schermata strana. Cioè, non ho capito bene questo carro. Lo utilizzerò un po' off camera e poi riuscirò, vedrò se riesco a capirlo. È proprio sta partita, ti vedi? Il carro armato nuovo. Lo vedete? Là sotto. Grado 1, eh. Proprio la sfiga di ogni principiante. Non ho avuto il tempo di provarlo perché. Cioè, devo. Come funziona questo carro? Cioè, tu bisogna. Devi stare fermo. Devi sparare. E ha solo un colpo. Cioè, uno come fa? Va qua. C'è solo un raggio. Può controllare. Devo capirlo, sto carro. Aia. Che spara un colpo potentissimo. Meglio non sparare con la mira perché sennò poi si vede peggio casino. Come funziona? Queste sono altre due lineette gialle. Miriam, ma che dolore. Questo è un cecchino. Beh, si può notare perché è fortissimo. Guarda, con un colpo ti distrugge. Ovviamente bisogna stare attenti voi, che i cecchini sono sempre quelli più deboli. Non bisogna impazzire perché sennò poi il carro impazzisce, non. Quindi abbiamo capito che ha questo difetto. Abbiamo capito che ha questo difetto. Perché impazzisce quando. Quando ti muovi abbastanza. Però stiamo vincendo. Speriamo che. Cioè il Tiger. Sono distrutto il carro nuovo. Cavolo, lo volevo affrontare. L'hanno distrutto. Forse. Ah, noi possiamo diventare anche invisibili. Ah, questa è l'abilità che ti permette di curare. Cioè, devo capire anche se. L'abilità di questo carro armato che non l'ho letta bene. No, 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 no. È forte. Non faccio ad ucciderlo. Così. Oh! Sto facendo. Ce la sto facendo. No. Porca vacca. Vai, 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 vai. Sì! Forte sto carro, però è difficile da capire. Complicata la situazione, questo carro sovietico. Molto difficile. Vabbè, ragazzi, io concludo questo episodio. Spero vi sia piaciuto. Lasciate 3 like per un altro video. E niente, ci vediamo in un prossimo episodio. Bella raga.